per Ankara contro la Alkmaar. Anche in riva al Bosforo i Black Devils hanno imposto la propria superiorità vincendo con punteggio rotondo di 3-0. La gara era valida per i playoff di Champions League ad eliminazione diretta e la partita di ritorno al Pale Evangelisti mercoledì prossimo potrebbe diventare soltanto una formalità. Vediamo. E per fortuna che la condizione fisica generale della Sir non era data al massimo. Ieri pomeriggio al Vashkent Sport Hall di Ankara i Black Devils si sono imposti con un furioso 3-0. In effetti Atanasievic e Zaitsev erano reduci da qualche problematica fisica sofferta contro la Bunge e Russell non è stato neanche schierato. Ma tutta la squadra ha risposto a mille, a partire da Atanasievic, di gran lunga il miglior marcatore di serata con 20 punti. Anche se una citazione particolare stavolta se la merita Berger, proprio il sostituto di Russell, che non solo ha marcato 14 punti, ma nelle interminabili fasi finali del match ha spaccato il set più di una volta, spostando gli equilibri. Di fronte, i ragazzi allenati da Boban Kovac e capitanati da Petric, due vecchie conoscenze di Perugia, hanno fatto di tutto per guastare la festa, specialmente nel finale, ma la Sir di quest'anno nei momenti decisivi dei match ormai trova sempre il valore aggiunto. La gara, lo ricordiamo, era valida per la Champions League, la fase ad eliminazione diretta dei play-off a 12. Ora il ritorno mercoledì prossimo potrebbe diventare poco più che una formalità, al punto che la Sir potrebbe passare anche perdendo al tie-break. Tornando a ieri però, è il caso di raccontare che la Sir ha approcciato la gara in maniera decisiva, chiudendo subito il primo set 18-25. Nel secondo ha sofferto un po' di più, ma è stata sempre in controllo, 22-25. I fuochi d'artificio sono arrivati nel terzo, quando i turchi, forse approfittando di un leggero rilassamento mentale dei Black Devils, si sono portati avanti ed hanno continuato a lottare punto a punto in un interminabile terzo set, chiuso alla fine 29-31. Oggi invece è il giorno del rientro a casa, ma da domani la testa va subito a Ravenna. Domenica infatti c'è il secondo atto dei play-off contro la Bunge. Vincere vorrebbe dire già qualificazione al turno successivo.